Lo sapevate che la Coppa del Mondo è italiana? Fu ideata e disegnata dallo scultore Silvio Gazzaniga nel 1970 e oggi viene realizzata a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Forse però non sapete che la Coppa del Mondo non è sempre stata così come la vediamo oggi. Prima si chiamava Coppa Rimé e aveva una forma completamente diversa. Quel trofeo è sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale, ai nazisti, ed è stato rubato per ben due volte, lasciandosi alle spalle una vera e propria maledizione. Tant'è che qualcuno la chiama la Coppa Maledetta. In questa puntata di Fuori dal Mondiale vogliamo raccontarvi la storia del trofeo più ambito e desiderato in assoluto, la Coppa del Mondo. Prima della Coppa del Mondo c'era la Coppa Jules Rimet, la prima coppa in assoluto assegnata alla squadra vincitrice del Mondiale. Fu chiamata così in onore dell'allora presidente della FIFA Jules Rimet. Siamo nel 1928. Rimet affidò all'orafo parigino Lafleur l'incarico di realizzare il trofeo, che come vedete è decisamente diverso da quello attuale. È molto più piccolo, praticamente una coppetta, e raffigura Nike, la dea greca della vittoria. Il trofeo fu messo in palio per la prima volta nel 1930 a Montevideo, dove si giocò il primo mondiale di calcio. La regola era che la squadra che vinceva la competizione conservava il trofeo fino al mondiale successivo. Nel 1938 la coppa si trovava in Italia, che aveva appunto vinto il mondiale. L'Italia avrebbe dovuto custodire la coppa fino all'edizione successiva, solo che nel frattempo era scoppiata la guerra. Quindi la coppa venne custodita da Ottorino Barassi, segretario della Federcalcio e vicepresidente della FIFA, che la nascose a casa sua. Il trofeo e il suo metallo prezioso suscitò l'interesse dei tedeschi, che volevano impossessarsene. Forse c'era bisogno di oro per finanziare la guerra, o forse Hitler voleva avere a tutti i costi il simbolo per eccellenza del calcio. Fatto sta che i nazisti arrivarono a casa di Barassi, misero l'appartamento a soqquadro, cercarono ovunque, ma della coppa nessuna traccia. Barassi aveva nascosto la coppa in una scatola di scarpe, sotto al letto. Incredibilmente, i tedeschi non la trovarono. La Coppa del Mondo era così ambita che qualcuno tentò addirittura di rubarla. Era il 1966. In Inghilterra, la nazione organizzatrice dei mondiali di quell'anno, ci fu una mostra per celebrare l'inizio della manifestazione a Westminster Central Hall. Proprio lì si trovava la Coppa Jules Rimet, che venne rubata da tale Edward Bletchley. L'uomo aveva organizzato addirittura un riscatto. Datemi 15.000 sterline e vi restituisco la coppa. Il presidente della Football Association fece finta di stare al gioco e nel frattempo avvisò la polizia. Raggiunto dalle forze dell'ordine, Bletchley tentò la fuga, ma senza successo. E la coppa? Dove era finita? Qui la storia si fa un po' più confusa. Si dice che Bletchley, dopo essere stato arrestato, aveva fatto un accordo con la polizia. Alla fine, a ritrovarla fu un cagnolino di nome Pickles. Il cane era a passeggio col suo padrone quando ritrovò la coppa, in un giardino, nella periferia sud di Londra. Il mondo intero tirò un sospiro di sollievo. La coppa era salva. Pickles era diventato un eroe, mentre Bletchley, morì per un enfisema polmonare poco dopo. Adesso sapete perché viene chiamata la Coppa Maledetta. Nel 1970 la Coppa Rimet passò definitivamente in mano al Brasile, che aveva vinto il mondiale per la terza volta. La regola infatti era che la prima squadra che vinceva il mondiale per tre volte poi poteva tenersi la coppa. I brasiliani conservarono il trofeo nella sede della Federcalcio Carioca e vi rimase lì fino al 1983, finché non venne rubato per la seconda volta. Un losco trio di trafficanti dell'oro si intrufolò nell'edificio, eludendo la sicurezza e scappando con la coppa. I tre decisero di fondere la coppa in lingotti, guadagnando circa $15.000. La banda fu poi arrestata, ma la coppa era ormai bella che andata, anche se in realtà ci sono ancora oggi dei dubbi. Qualcuno sostiene infatti che la coppa non sia mai stata fusa, ma che si trovi nelle mani di chissà quale collezionista, che l'avrà pagata, è il caso di dirlo, a peso d'oro. La Coppa Rimet andò in pensione nel 1970, dopo la terza vittoria mondiale del Brasile. La FIFA organizzò un concorso aperto agli artisti di tutto il mondo e tra 53 proposte venne scelta quella dell'italiano Silvio Gazzaniga, che descrisse così la sua opera. Le linee nascono dalla base, risalendo in spirali, fino a stringere il mondo. Le figure rappresentate sono due atleti che esultano nel momento della vittoria. La nuova coppa è più alta e grande della precedente. È realizzata in oro massiccio, ma dentro è vuota. Presenta alla base due fasce di malachite, una pietra semipreziosa di colore verde che richiamano proprio il verde del campo di calcio. Alla base del trofeo sono incisi su una placca d'oro i nomi e l'anno delle nazionali che hanno vinto il trofeo dal 1974 a oggi. Come accadeva per la Coppa Rimet, le squadre vincitrici del mondiale potevano tenersi il trofeo fino all'edizione successiva, almeno fino al 2006, quando la FIFA ha deciso di cambiare questa regola. Oggi infatti le squadre vincitrici ricevono una copia della coppa, mentre l'originale possono averla solo durante la cerimonia di premiazione. Speriamo di avervi fatto conoscere qualcosa in più sulla Coppa del Mondo, non solo un trofeo storico, ma anche un'eccellenza tutta italiana. E grazie per aver seguito la nostra serie Fuori dal Mondiale.